prima del 26 novembre la ricostruzione muoveva i primi passi, diciamo così, dopo un lungo periodo di stasi. Dopodiché c'è stata la paralisi determinata dall'evento catastrofico di novembre e poi faticosamente abbiamo ripreso. Ci siamo muniti di tre grandi programmi, anzi quattro grandi programmi, che stanno procedendo in modo spedito. Io mi auguravo e mi auguro ancora più spedito, ma insomma le risorse. Civile che si trova in una fase molto avanzata, 200 interventi, la metà dei quali ho conclusi o in corso, il resto in fase di avvio, di progettazione, quello relativo alla ricostruzione pubblica, ne sono partiti 5-6 di cantieri, altri 5-6 partiranno nei prossimi mesi e poi a seguire. Quello della mitigazione strutturale del rischio idrogeologico, cioè quegli interventi che saranno destinati a mettere in sicurezza in via definitiva, che abbiamo in fase di avvio, e quello relativo alla ricostruzione privata. La ricostruzione privata, come lei diceva, negli ultimi mesi ha subito una forte accelerazione. Dopo aver apposto la prima scadenza vera per i percettori di CAS, noi abbiamo ricevuto in 3 mesi quasi 100 domande di ricostruzione, cioè più del doppio di quelli che erano arrivati in tutti gli anni precedenti. Saremo nelle condizioni nei prossimi mesi, 2 o 3 mesi, di cantierizzare almeno 50 di questi edifici importanti, alcuni dei quali condominiali con più unità abitative, e saremo nelle condizioni di cantierizzare almeno altri 50-60 interventi pubblici nei prossimi 2 o 3 mesi.